Sì, esordirei dicendo che i movimenti euroscettici che stanno prendendo il sopravvento sono molto variegati e differenti gli uni rispetto agli altri. Come tendenza generale direi che va sottolineato il fatto che la presenza massiccia di questi movimenti euroscettici testimonia, evidentemente in maniera conclamata del fallimento del modello europeo attuale. E di questo bisogna discutere, contro invece le opinioni dominanti del politicamente corretto e dell'industria della cultura che presentano l'euroscetticismo come un fenomeno marginale, secondario, riservato a gruppi settari ed estremisti, quando invece non è così. Non è così perché ci sono all'interno dei gruppi euroscettici movimenti molto diversi fra loro e spesso molto moderati e di buon senso in verità. Per cui io vedo con favore il fatto che vi sia un euroscetticismo sempre più diffuso, dove per euroscetticismo intendo soprattutto non tanto il rifiuto incondizionato dell'Europa in quanto tale, ma una discussione critica di ciò che invece il pensiero unico nega alla critica, cioè appunto discutere se sia giusto oppure no permanere nell'Europa così com'è. Penso che sia questione di democrazia questa. E alla luce di quello che sta capitando, secondo me, cioè al netto della crisi terribile che sta sconvolgendo il vecchio continente europeo, complice l'Unione Europea così com'è oggi, penso che sia molto importante discuterne e far emergere, come anche io nel mio piccolo faccio, i punti più deboli dell'odierna Europa e le ragioni per cui il modello della moneta unica così com'è non può reggere. Finché stiamo in questa situazione, non c'è speranza, perché i pochi partiti che fanno leva sulla necessità di uscire dall'euro e di tornare al primato della politica sull'economia sono partiti che, dal mio punto di vista, in larga parte usano opportunisticamente questo tema per racimolare voti, ma poi in realtà non hanno alcun interesse autentico in questa direzione. Dal mio modesto punto di vista, si tratterà in futuro, in un futuro prossimo verosimilmente, di fare un moderno principe, direbbe Gramsci, cioè una nuova formazione politica che aggreghi i gruppi, i movimenti e le teste pensanti, indipendentemente dal fatto che siano di destra o di sinistra, categorie peraltro secondo me superate nello scenario del capitalismo assoluto, e che abbiano a cuore esattamente la difesa delle welfare state, dei diritti sociali e quindi della comunità oggi dissolta sotto le spinte centrifughe dell'economia finanziaria. Allo stato delle cose, quindi lasciando a margine l'idealità in quanto tale, allo stato delle cose i rapporti nell'interno dell'odierna Europa fra gli stati sono rapporti asimmetrici, evidentemente. I tedeschi e i greci, per fare un esempio lampante, non sono in un rapporto di collaborazione tra liberi uguali, sono semmai in un rapporto di subordinazione. I greci rispetto ai tedeschi, dettata dalla stessa, potremmo dire, imposizione economica dell'Europa, ragion per la quale non è possibile uscire in maniera pacifica rimanendo all'interno dell'Europa da questa condizione. Bisogna uscire da questa Europa ed eventualmente crearne un'alternativa del tutto diversa da quella in cui siamo oggi. Per queste ragioni io credo che sia molto difficile dire che questa Europa è un primo passo verso l'Europa di Spinelli e di Kant. L'odierna Europa è l'esatta negazione di quel progetto e in quanto tale deve essere combattuta dal mio punto di vista, se vuoi anche in nome di quel progetto, ecco, dei popoli liberi e uguali. Assolutamente sì, direi. Oggi l'Europa esiste esattamente come protesi ideologica della finanza capitalistica trionfante o di quello che Gallino chiama il finanzcapitalismo. Cioè, voglio dire, l'Europa oggi, come ha mostrato bene nel suo libro Federico Nicolaci, è un tempio vuoto, cioè un grande nome nobile che nasconde il volto diabolico della finanza e del capitalismo e delle elite oligarchiche del sistema finanziario globalizzato. Ragion per la quale bisogna assolutamente lottare
lottare contro tutto questo, e hanno perfettamente ragione quelli che hanno identificato in questa Europa il trionfo delle elite finanziarie. L'Europa così com'è è nemica dei popoli, evidentemente. È il modo in cui ai popoli viene imposto un modello di, potremmo dire, sudditanza economica anzitutto, che si traduce in quelle vere e proprie tragedie nell'etico, come le chiamava Hegel, a cui abbiamo assistito in Grecia, ad esempio. Varie volte mi è capitato di sentire questa formula agghiacciante: i greci sono finiti dove sono finiti, ma se lo sono meritato perché non hanno rispettato le leggi e così via, che è un discorso agghiacciante che mi ricorda tragicamente la tragedia del popolo ebraico nel Novecento, in cui oltre al danno del supplizio che era loro inflitto, gli veniva detto ve lo siete meritato anche. E questa è una cosa agghiacciante, perché appunto, se ci pensi, nella lingua tedesca la stessa parola che dice debito è quella che dice colpa, anche Schuld. Oggi il debito è una colpa per i popoli, viene imposta come colpa, e in nome di quella colpa vengono uccisi e sterminati, nel senso dei greci ad esempio. Per cui io rifiuto questa strategia. Bisogna privilegiare non l'economia a danno dei popoli, ma anzitutto i popoli e le culture. Questo è il punto, secondo me, fondamentale. Finché ascoltiamo chiaramente il lessico propagandistico dell'economia, della finanza, metteranno sempre al primo posto l'economia, anche a detrimento dei popoli. Bisogna rovesciare la prospettiva. È una sciocchezza quello che dice ideologicamente la Merkel, per il fatto che siamo già nel mezzo di una guerra economica però, in cui, come amo ripetere, non c'è il carro armato ma c'è il debito, non c'è il cannone ma c'è lo spread, non c'è l'ultimatum dell'invasione di un paese ma c'è l'ultimatum dell'adeguamento alle norme economiche. Quindi siamo già all'interno di una guerra che la Germania ha dichiarato ad esempio alla Grecia e in parte all'Italia anche. Quindi di cosa stiamo parlando? Il conflitto non è solo il conflitto militare con i cannoni, le mitraglie, le bombe. Il conflitto si dà in molti modi, e nel tempo del capitalismo funzionante a pieno regime il vero conflitto è un conflitto economico, il vero asservimento è un asservimento economico, il vero rapporto di forza è un rapporto che funziona esclusivamente in nome dell'economia, senza aver più bisogno della dimensione giuridica, politica e così via. Quindi siamo già nel conflitto. Quindi bisogna risvegliare i nostri contemporanei su questo problema. Siamo già all'interno di un grandioso conflitto economico interno all'Europa, che si determina tramite l'asimmetria ogni giorno più oscena fra i paesi che fanno parte dell'Europa. Non a caso oggi a essere definiti maiali non sono più gli ebrei, ma sono i popoli del sud, l'Italia, la Grecia, ma sempre la stessa logica di diffamazione volgare è, no? Con cui i tedeschi dichiarano maiali alcuni popoli, e capisci che se dichiari maiale un popolo automaticamente legittimi le peggiori cose su questo popolo. Non lo deporti ad Auschwitz, ma gli fai come stanno facendo alla Grecia. Lo Stato-nazione dello Ius Publicum Europeum è essenzialmente incompatibile con un capitalismo assoluto, qual è quello finanziario, che deve essere senza frontiere, senza confini e quindi senza residua egemonia del politico sull'economico. Per questo lo Stato nazionale viene dichiarato superato oggi nell'odierno scenario, a destra come a sinistra, perché appunto è lo scenario del capitalismo assoluto, della globalizzazione. Non so se avrà un futuro. Sicuramente, dal mio punto di vista, la riapertura, oggi più che mai necessaria, di un conflitto contro il capitale dovrà passare dalla reimposizione del primato del politico sull'economico, e quindi dovrà ripassare dalla nazione. Dove dico nazione non in senso nazista o fascista, ma in senso progressivo ed emancipativo. L'errore nel Novecento, da non ripetere, è quello di lasciare alle destre la nazione. Lo diceva già Ernst Bloch. Bisogna riprendersi invece il concetto di nazione in senso emancipativo e progressivo. Beh, intanto quando si parla di capitalismo bisognerebbe distinguere varie forme storiche diverse di capitalismo, perché il capitalismo americano,
quello della liberalizzazione selvaggia, della privatizzazione folle di ogni cosa, è diverso rispetto al capitalismo della vecchia Europa, il capitalismo cioè con diritti sociali e welfare state, il capitalismo cioè contrastato dalle lotte di classe che hanno reso possibile appunto quello che dicevo prima, welfare state e diritti sociali. Per cui ci sono vari tipi di capitalismo. L'odierna Europa impone al vecchio continente europeo il capitalismo di tipo americano, questo è il punto fondamentale. Non è l'Europa dei popoli liberi uguali, ma è l'Europa del modello americano con imposizione della lingua inglese, della cultura anglosassone, che svuota appunto di senso la pluralità di cui invece consta l'Europa. Se si dovesse definire cos'è l'Europa, direi che è una splendida varietà di culture, lingue, tradizioni diverse, tutte diverse, ma che non di meno hanno pari dignità all'interno dell'Europa come ricchezza della pluralità delle lingue e delle culture. Per cui io credo che si tratti di combattere questa forma di finanzcapitalismo, ben sapendo che oggi sempre più il mondo della cosiddetta globalizzazione è il mondo del capitalismo. Ma non di meno vi sono alcune feconde eccezioni, vi sono alcuni stati che resistono. Chi come me ama la pluralità delle culture, delle tradizioni, deve valorizzare sempre questa pluralità. La pluralità è sempre meglio dell'unità imposta, della monocultura del mercato, che in realtà non è una cultura, perché le culture per esistere devono essere almeno due. Dove ce n'è una sola non c'è cultura, ma c'è una forma di imperialismo culturale, qual è quello del capitalismo, nel nostro caso dell'Europa. Per cui bisogna, secondo me, non aver paura di incorrere anche nei dubbi e nei rischi che tu sottolineavi, cioè di essere in parte isolati rispetto a questo modello. Però appunto non bisogna mai perdere di vista il senso della possibile trasformazione, che invece è quello che domina con le mistiche della necessità dell'odierna ideologia neoliberale, che presentano il mondo non come perfetto, ma comunque come non perfettibile. Voglio chiudere questo mio intervento con un passo di una poesia molto bella di Franco Fortini, intitolata La realtà, che così si chiudeva: tutto è tremendo, ma non ancora irrimediabile.